Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video degustabox, però si tratta della selection, ossia quella degustabox un po' speciale che viene inviata solo su richiesta e che decidono di ideare, diciamo così, solo una volta l'anno. Io l'avevo presa anche l'anno scorso, mi era piaciuta e ho deciso di riprovare l'esperienza. Questa è la scatola, è molto più leggera della classica Degustabox e come potete notare la scritta è viola anziché verde. Però al di là di tutte queste cose io voglio vedere subito che cosa c'è all'interno. Dovrebbero essere prodotti un po' più ricercati, prodotti gourmet e quindi scopriamo subito che cosa hanno selezionato. Partiamo subito con un prodotto veramente particolare, i grissini del benessere. Nel loro impasto c'è farina di farro integrale, sono biologici, con semi di zucca e di girasole, senza lievito, ma soprattutto con un particolare tipo di fungo. Io ve lo faccio leggere direttamente perché non ho la minima idea di come si pronunci. È un fungo che non conosco, però so che ci sono i funghi del benessere, i funghi curativi. Io conosco solo il Ganoderma, chiamato anche Reishi. Questo qui sinceramente non lo avevo mai visto, mai sentito, quindi non so dirvi assolutamente nulla, però sicuramente mi andrò ad informare. E sono felice di poter assaggiare dei grissini così perché sono veramente una cosa particolarissima che io non conoscevo affatto. Il secondo prodotto è un altro snack. Sono praticamente delle patatine, c'è scritto sotto sweet chili, però credo che siano tipo delle tortillas o delle patatine, non so, comunque una cosa del genere, ma sono molto piccanti perché all'interno c'è sia paprika che peperoncino. Poi c'è del pomodoro, del rosmarino, ma credo che per il mio palato siano decisamente troppo piccanti. Comunque le regalerò magari a qualche amico o parente che gradisce le cose un po' più piccanti. Poi vedo il mio prodotto preferito in assoluto, ossia i tarallini pugliesi. A me piacciono anche i taralli un po' più grossi, in questo caso sono tarallini, ma mi piacciono lo stesso e sono classici con olio extravergine di oliva, ma sono senza lievito. Sono contentissima che ci siano, tra l'altro è un bel pacco perché sono 400 grammi, quindi per un po' sicuramente potrò mangiare taralli. Poi vedo un prodotto che piacerà tantissimo a mio papà, ossia il caffè. La marca è La Caffèria Torrefazione Originale. Questo è sempre un prodotto di qualità perché di solito il caffè che mettono nella degustabox è molto pregiato, lavorato comunque in un modo particolare, quindi è sempre un ottimo prodotto. Poi abbiamo una confezione di crema di cipolle rosse, però questa, ahimè, era già stata inserita nel calendario dell'avvento Degustabox e quindi non è un prodotto nuovissimo perché comunque chi ha preso il calendario dell'avvento ha già visto questo genere di prodotto. Chi invece non l'aveva preso sicuramente si ritroverà un prodotto nuovo e originale. A me purtroppo non era piaciuta più di tanto, quindi non posso dire di essere felicissima di averla ritrovata, però magari la regalerò a qualcuno che può apprezzarla. Ma andiamo avanti perché vedo invece delle cose che mi interessano molto, come ad esempio questa confezione di legumi. In questo caso si tratta di lenticchie rosse e grano saraceno. Queste sono invece quelle cose che mi piacciono tantissimo e che io cucino come se fosse un po' un risotto, nel senso che a volte me lo condisco proprio come fosse un risotto. Io compro di solito i legumotti della Barilla, ma questi credo che siano più o meno qualcosa di simile. Queste invece sono cose che mangio volentieri e quindi sono contenta di aver trovato questo genere di prodotto. In questo caso si tratta di un prodotto ricco di proteine, prodotto in valtellina, ricco di fibre. Volevo dirvi anche un paio di cose che sono riportate sulla confezione perché qui danno una ricetta e consigliano di cucinarlo come timballo di zucchine, mandorle e fichi. Poi magari se mi ricordo in fase di editing vi scrivo la ricetta giù in info box, così se qualcuno fosse interessato magari potete provare a fare questa ricetta. Poi abbiamo ben due prodotti misteriosi perché sono sigillati qua dentro e quindi quando li mettono così io non riesco a vedere bene di cosa si tratta, quindi mi piace chiamarli prodotti misteriosi. Mi sembra più o meno di intuire che si tratta di una marmellata, è una composta, quindi qualcosa di simile alla marmellata, composta di albicocche della Basilicata biologiche della marca Mielizia.
Vediamo se c'è qualche caratteristica particolare, senza pectina aggiunta, più del 100% di frutta. Ve la faccio vedere meglio da vicino. Questa è una cosa che invece mi piace moltissimo, quindi sono molto felice di averla trovata. Vediamo adesso il secondo prodotto misterioso. È un barattolo simile, sembra un'altra marmellata, ma sono sicura che non è una marmellata. Infatti è una mostarda di mele e pere biologica della marca Luccini, con un packaging bellissimo perché questo barattolo è molto elegante. Io sono sincera, la mostarda non l'ho mai assaggiata, quindi non ho nemmeno idea di come poterla consumare, a cosa associarla. Sinceramente non sono pratica di mostarda, quindi poi magari chiederò qualche consiglio, però la voglio assaggiare perché comunque la combinazione mele e pere mi ispira parecchio. Poi abbiamo un bellissimo pacco di pasta di semola di grano duro. Si tratta di pasta trafilata al bronzo essiccata lentamente a bassa temperatura, sono 500 grammi di rigatoni. Questo è un genere di pasta che mi piace molto. Sapete che io non amo la pasta, però ho alcune tipologie di pasta che comunque mi piacciono. I rigatoni mi sono sempre piaciuti. È una bellissima confezione, la marca è Rustichella d'Abruzzo, lavorazione artigianale. Il packaging è bellissimo, elegantissimo, perché c'è questo pacco di carta, quindi è veramente molto molto elegante, anche eventualmente per fare un regalo. Sono quei pacchi di pasta che secondo me sono anche da regalo, confezionati così. Comunque, in questo caso non la regalerò, invece ce la mangeremo noi perché sono sicura che sarà buonissima. Andiamo avanti perché ci sono ancora due prodotti. Questo prodotto molto particolare che si chiama Addio Sale Mediterraneo Condire Senza Sale, quindi è una specie di condimento. Adesso cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta. È un condimento biologico con verdure senza aggiunta di sale. Vediamo che tipo di verdure ci sono. Abbiamo pomodori, carote, zucchine, cipolle, basilico, origano, timo, aglio, rosmarino, prezzemolo, paprika dolce, paprika piccante. Peccato che c'è la paprika piccante, perché è uno di quei condimenti che avrei potuto utilizzare, ma se è piccante, poi temo che potrebbe non piacermi. Comunque magari proverò ad utilizzarne poco, vediamo che cosa succede ed eventualmente se fosse troppo piccante, poi magari lo regalerò. Comunque mi sembra un'ottima alternativa come condimento per usare un pochino meno sale, quindi secondo me è un prodotto interessante che tra l'altro non avevo neanche mai visto. E poi come ultimo prodotto c'è una bellissima scatola di latte che contiene le caramelle Ricola. Quindi questo non è un prodotto nuovo e particolare perché le caramelle Ricola sono molto famose, si trovano veramente ovunque, però questa scatola è bellissima, quindi sono contentissima che me le abbiano mandate. Vedo che c'è il riflesso, ma credo che riusciate a vederla bene. In particolare si tratta di caramelle alle erbe senza zucchero. Vediamo se dicono qualcosa nel retro della scatola, però direi di no, sono le classiche caramelle Ricola alle erbe. La scatola è veramente bellissima. Tra l'altro è anche ben confezionata, vedete che qui c'è proprio la scritta Ricola. Sono veramente delle cose carine queste, mi piace sempre quando ci sono delle confezioni un po' particolari, anche perché quando poi avrò finito le caramelle, la scatola ovviamente la conserverò, perché comunque anche io la mia bella collezione di scatole ce l'ho e poi magari nel corso dell'estate farò un video per farvi vedere quelle più particolari. Comunque adesso non mi perdo in altri discorsi, se no poi divaghiamo. Siamo arrivati all'ultimo prodotto, questo era tutto il contenuto della box selection. Sono contenta di averla presa perché comunque ci sono dei prodotti sempre particolari, originali, che sicuramente non trovate tutti i giorni al supermercato, quindi si capisce che sono anche un po' ricercati e sicuramente ne è valsa la pena. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un bacio enorme.